Bonsoir, Anne-Marie. Ça va, Jackie? Bonsoir. Ça va, Jean? Oui, et toi, merci. On se retrouve tous ce soir, hein? Oui, tout le bon monde de Genève. Ja, weißt du, mir geschieht das immer. Das kommt mir im Kopf weg. Ja, komm, furchtbar. Ich weiß nicht, wie ich das so machen. Oh, no, really? No, listen, it's true. I tell you, I've met you before. You must believe me. You mind if I give you a call? Not at all. It'd be a pleasure. You may ask me. Alan, you know that's for you. Ah, Sandra, you're an angel. Thanks. Sandra, tu es toujours belle. Ne dis pas de bêtises. Voulez-vous quelque chose, François? Vous ne voulez rien? Vous ne voulez rien? Non. Habitat, toi. Don't drink at all. Thank you. Nothing. Fortunately, I have a good character. Et toi, because otherwise, you before and now... Ah, moi j'avais. Ah, Andrew. Vous partez demain? Oui, on part demain. Cara, c'è qualcosa che non va. Questa musica. Andiamo più vicino, vuoi? Schöne Musik, nicht wahr? Sandra, je t'attends en Amérique. Bon voyage. Tu me l'as promis. Bien sûr, entendu. Alors, Sandra, encore bon voyage. J'attends tes nouvelles, d'accord? Good evening. Thank you. Thank you. Good night. Bon voyage, Sandra. Thank you, Andrew. Have a nice trip. Good night. Sono morta. Anch'io. Non mi reggo più in piedi. Spicciatevi a mettere in ordine, dobbiamo partire presto domattina. Comunque è andata molto bene, mi è proprio sembrato che tutti si divertissero. Sì, e poi è venuta moltissima gente, sono venuti tutti. Tu ti sei divertita? Sì. Vuoi uno scotch? Solo un po'. Bevi dal mio. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Grazie infinite. Ah, che sonno. Thank you.
Mosca, aspetti. Allora, posso dirle mezz'ora o di più? Io penso anche meno. Bene. Fosca, arriveremo su fra una mezz'ora più o meno. Sì. Io spero che mi riconoscerà. Sì. Ah, sì. Dai, poi vedrò io stessa. Grazie, fra poco. Dice che a casa è tutto in ordine, ci sono due telegrammi. Saranno di tuo fratello? No. Gianni ha telefonato da Londra per confermare a Fosca il nostro arrivo. Saranno dai parenti di Firenze. Grazie. Prego. Grazie, arrivederci. Buongiorno, arrivederci. E così della famiglia conoscerai solo la vecchia cameriera e i parenti di mio padre, che non conosco neanche io. Le balze. Ecco, siamo arrivati. Guarda, quella è Porta San Francesco. Volterra. Vedi laggiù Cecina, il mare? Etrusche. Signora, scendo subito. Come va, Fosca? La trovo sì, bene? Sì, grazie, sì. Tutto in ordine? Tutto in ordine in casa. Solo in giardino, non è ancora sistemato. Poi vedrò io. Le presento mio marito, Andrew Dodson. Ah. Buonasera. Buonasera. Lei è Fosca, eh? Sì, signore. Vuoi dare a me? No, no, grazie, non c'è bisogno. Per di qua, ti accomodi. Hanno fatto buon viaggio? Ottimo, ottimo, grazie. Signora, io non so se ho fatto bene, ma ho preparato la camera degli ospiti. Magnifico. Li consegna lei alla signora? Certo, ma prima devo scendere a prendere i bagagli. Vuole che l'aiuti? No, non si disturbi, prendo solo quel poco che ci servirà in questi giorni. Metto la macchina in garage e torno. Ripartono subito. Fra un paio di giorni. Anche il signorino Gianni viene sempre di furia, due giorni e via. Peccato che non restano più a lungo. Ha detto che il fratello della signora viene a Volterra qualche volta? Il signorino?
Certo che ci viene. La signorina, sì, la signora Sandra non si era più vista. Il signorino soprattutto da un paio d'anni lo vediamo spesso. L'anno scorso si fermò più a lungo. Fu proprio il giorno di Pasqua. Non dire sciocchezze. L'anno scorso a Pasqua Gianni era malato a Londra. Non venne al nostro matrimonio. Noi gli telefonammo, ti ricordi? È vero. Infatti, mi ricordo di aver parlato anch'io con lui. Io so che il giorno di Pasqua era qui. Arrivò il venerdì santo e si fermò per tutto il mese di aprile. Era ancora qui quando trasferirono la signora a Palagione. E c'era stato altre volte prima? Prima e dopo. Lo diceva appunto a suo marito. Viene molto spesso. Lei non lo sapeva? Ma... no, non lo sapevo. Non l'ho mai saputo. Sandra, questa casa è meravigliosa, sai. Io non me l'aspettavo. Mi dovrai fare da guida proprio come in un museo. Scusa, dimenticavo. Se mi dici di quali valigie hai bisogno, scendo a prenderle. Va bene, vedrò io. E l'avvocato Gilardini? L'avvocato? Le ha mandato quei fiori, non li ha visti? Ha detto che non voleva disturbarla appena arrivata. Verrà domani mattina in municipio e le darà lui stesso notizie della signora. Finché è stata in clinica, io ci sono andata qualche volta a trovarla. Ma cosa vuole? Ora laggiù, alla villa, l'avvocato non ha piacere. Dice che i medici non vogliono. La trattano bene, sa, all'infermiera fissa. Il figlio del Fornari, ora che è assistente del professor Zanutti, ci va quasi tutti i giorni. La vede spesso. Lui me l'ha detto magari che... era più per la clinica. Tutto quell'isolamento. Va bene, può andare. Grazie, Fosca. Ha visto, signora? Ho preparato nel salone. Ma non vuole che resti qui a dormire? E se poi arrivano quei signori da Firenze? No. Non viene nessuno da Firenze. Sandra, guarda qui. Che cosa vuoi? Guarda. Avanti, sorridi. Ora basta, ti prego, smetti. Avanti, siediti, vieni. Molto bene. Vuoi ridere, Sandra? Mi sono perso un'altra volta cercando di venire qui. Questa è la casa più strana che io abbia mai visto. Ma in un certo senso ti rassomiglia. No, 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 basta. No, ti prego. Va bene. Non sono sicura che sia proprio un complimento. Lo è, certamente. E allora, perché non restiamo a vivere qui, per sempre? Ecco, sì, veramente... Ti ho spaventato? Povero Andrew. Così era un complimento, vero? Ma cosa c'entra questo? Non cercare scuse. È meglio che tu stia zitto. Se non altro ti ho fatto ridere. Mi spiace, caro. Scusami. Vedi, sono stati quei telegrammi. Non riesco proprio a capire. Non meglio non parlarne.
perché non andiamo in giardino? Così possiamo vedere come hanno sistemato le cose. Non so cosa potremmo vedere, fuori è talmente buio. Accendiamo la luce delle scale, così vedremo anche all'esterno. Mi metto qualcosa, va bene? Va bene, come vuoi. No, di là non si può andare. Da anni quelle stanze sono chiuse. Perché? È l'appartamento di mia madre. È chiuso da quando si è ammalata. Capisco. Se proprio vuoi, te lo posso far visitare domani. Volentieri. Su, vieni, andiamo. Sandra, mi sembra di aver visto qualcuno. Mi piace deluderti, ma qui non ci sono fantasmi. Sai, loro non vengono. Chi è che non viene? Il fratello di papà e gli altri parenti. Ho ricevuto un telegramma dai cugini di Firenze e uno dallo zio. Sono vecchi rammolliti, non hanno più voglia di muoversi. No, non vogliono venire. Non vogliono incontrarsi con noi. Non vengono per colpa di mamma, ti pare strano?
Sono Gianni, piacere di conoscerti. Me l'ero immaginato, sono molto contento che tu sia qui con noi. È venuto, eh? È quello il monumento, vero? Scusami, voglio avvicinarmi un momento alla lapide per leggere. Se non vi dispiace vorrei rientrare in casa per cambiarmi. Gianni, io non voglio andare via di qui senza essere sicura di aver fatto tutto ciò che è nostro dovere fare. So che sei venuta per questo. E da parte mia voglio subito metterti al corrente della situazione. Ecco qua. Non capisco. Guarda. Cosa sono queste carte? Se non leggi. Immagino che Fosca ti avrà detto che ogni tanto io piombo qui come un falco. Infatti me l'ha detto. E mi ha molto stupito di non averlo mai saputo. Ah, e tuo marito? Lo lasci da solo lì fuori? Come si chiama? Ah, sì. Andrew? Sì, eccomi. Simpatico tuo marito. Dicevo a Sandra che sei simpatico. Ho capito, ma è un po' presto per dirlo, non ti pare? Per me non è così, o subito o mai. Sì, e Sandra? È una buona moglie? Certo. Finché è stata qui non sapeva far niente. Disordinata, pigra. È vero, disordinata, pigra. In questo è rimasta la stessa. Strano, pensavo proprio che il matrimonio l'avrebbe cambiata. Spero comunque che t'abbia avvertito prima di sposarti. Mi ha detto tutto. Proprio tutto? Basta, Gianni. Di piuttosto cosa sono queste carte? Sono le ricevute delle vendite che ho fatto. Mi è successo spesso d'aver bisogno di soldi. Sai, con quel poco che guadagno e la rendita che ci passa Gilardini, c'è poco da scialare. Non so se Sandra ti ha detto che ho scelto un mestiere difficile, ambizioso, in cui è facile fallire. Sì, infatti Sandra mi ha detto che hai molti interessi. Il che vorrebbe dire che non faccio niente, è vero, un tempo era così. Mi piaceva occuparmi di tante cose e per sentirmi più autorizzato a farlo cominciai a scriverne su certi giornali. Pettegolezzi mondani, cose poco dignitose per un cronista serio. Ma mi è servito a scoprire una cosa, che mi piaceva scrivere. Allora ho cominciato a scrivere un libro. L'editore lo trova buono. Davvero? Almeno così dice. È un libro di memorie. Ricordi della mia adolescenza. Parli seriamente. Lo vedi? Non ci crede. Non ha mai avuto fiducia in suo fratello. Quando sarò ricco e celebre, mi dovrei credere. Ma quel giorno, purtroppo, è ancora lontano. Perciò, quando rimanevo al verde, venivo qui e prendevo roba da vendere o impegnare. Non ti sei accorta che l'argenteria è diminuita? Che manca la scuola di Raffaello e che in sala da pranzo? Ma è roba nostra, sai, di Sandra e mia. Però non potevo disporne prima di essere maggiorenne. Ci sarebbe voluto il permesso di Sandra e del tutore. E io ne ho fatto a meno, tutto qui. Ma tu sarai rimborsata, Sandra. Anche con gli interessi, se vuoi. Per me hai fatto bene, anzi, hai fatto benissimo. Ma Gilardini lo sa? Certamente. Il buffo è che crede che lo sai anche tu. Ma perché non hai detto mai niente nelle tue lettere? Non volevo che ti preoccupassi. Dimmi un po', Andrew. Ti sembra giusto che io viva così? Che ogni due mesi debba tornare in questo luogo sinistro per procurarmi soldi per vivere? È ora che prendiamo una decisione, Sandra. Da domani il nostro giardino diventerà parco pubblico, in memoria di nostro padre. Almeno qualcuno potrà goderne. Ma del palazzo, che vogliamo farne? Aspettiamo che crolli? Un'altra donazione non ce la possiamo permettere. Allora vendiamo un po' di queste anticaglie e affittiamolo per uffici. Se l'idea di venderlo ti ripugna. Ma tu hai una proposta concreta da fare? Questa. Però non avrei mai preso una decisione simile senza il tuo consenso. Io non me ne voglio occupare. Sandra, andiamo, Sandra. Ti arrabbi? Se ho detto o fatto qualcosa che ti dispiace,
Domando scusa. Prima di tutto non mi va che tu ti spogli davanti a me, come se fossi nella tua stanza da bagno. E allora? No. Ha ragione, signora. Le chiedo scusa. Finisco di vestirmi nella mia camera. Un minuto. E allora, padrona di casa, non ci offri niente da bere? Non c'è niente in casa, che io sappia. Naturalmente. Oscar non ci ha pensato. Allora andremo a fare provviste e a bere qualcosa al bar. Ci sei già stato? No, non sono stato in nessun posto. Ti vuole chiudere in gabbia, eh? Ma tu ribellati. Come sei stupido, Gianni. Uscite voi due. Perché? Ti spiace se resto a casa? Sono un po' stanca. Beh, ma... perché non restiamo tutti? Uscite. Vado a dormire. Ma come? Non ci vediamo da un secolo, avrei mille cose da raccontarmi e anch'io. E vai già a dormire. Appunto. Proprio perché ho tante cose da dirti. Preferisco farlo domani con calma. Per favore, al caffè, ordinate qualche bottiglia per la casa. E non fate troppo rumore tornando. Ho paura che io ti sveglierò. No, non mi sveglierai. Dormirò nella mia vecchia stanza. Non potrei dormire nella camera degli ospiti. Nel corso dei secoli... le frane hanno inghiottito case, chiese, conventi, antiche mura e anche necropoli etrusche. Tutti i tentativi fatti per combattere questa rovina sono stati inutili. Ecco, vedi? Quello è San Giusto. Volterra è l'unica città che io sappia condannata inesorabilmente a morire di malattia, come la maggior parte degli esseri umani. No, fa attenzione, può franare qua sotto. Ecco, guarda. Questa è l'abbazia camaldolese. I monaci sono stati costretti ad abbandonarla perché potrebbe essere inghiottita dalle balze da un momento all'altro. Questo è un bel esempio di architettura del XVI secolo, la chiesa di San Giusto. Scusami, la città è bellissima, tu sei una guida eccezionale, ma sono distratto. Sai, sono molto innamorato di tua sorella. Sono proprio contento di saperlo.
Naturalmente mi ha parlato di voi, della vostra famiglia, ma per me Sandra è nata il giorno in cui l'ho conosciuta a Ginevra. Doveva essere assunta come interprete dove lavoravo io. Ed era brava almeno. Sì, abbastanza, niente di speciale. Però rivelò un tale coraggio durante le ricerche che facemmo ad Auschwitz e nelle indagini svolte tra i pochi sopravvissuti compagni di prigionia di vostro padre. Vedi, prima di cominciare quelle ricerche, io mi ero illuso di sapere tutto di tua sorella. Ma durante le indagini che facemmo su quest'uomo, che era un estraneo per me e che in fondo neanche lei aveva conosciuto bene, mi resi conto che non avevo capito nulla del suo carattere e della sua natura. Sei mai stato innamorato tu? Capita a tutti. Allora sarà successo anche a te di provare questa improvvisa curiosità, questo desiderio di sapere tutto della persona amata. È una curiosità che si esaurisce presto. Si ama una persona per quello che è, non per ciò che è stato o che sarà. Anch'io ho sempre pensato così e magari tornerò a pensarlo domani, ma non ora. Ora vorrei che tu mi raccontassi qualcosa di tua sorella, della sua vita qui. Vuoi che ti parli del suo primo amore o dei suoi primi amori? Non penserai che volessi chiederti questo. E allora, cos'altro vuoi sapere? Non lo so neanch'io. Mi piacerebbe di sapere della sua vita qui. Ricordati che io sono uno straniero, una città come questa è talmente diversa da una città di provincia del mio paese. È un'impressione, sai. La vita di provincia è la stessa dappertutto. Con le sue passioni esasperate, che sembrano impossibili quando se ne lontani, ma che ti ripiombano addosso nel momento stesso in cui ritorni, forse anche dopo 100 anni. Cosa bevi? Una birra. Oh, buonasera signorino, come sta? Bentornato. Grazie. E tu come stai? Non c'è male, ma è vero è tornata anche la signorina Sandra? Certo, ti presento suo marito, Andrew Dawson. Ah, piacere, piacere molto. Mariella, dacci 2 birre e mandami qualche bottiglia di whisky a palazzo. Sì, piangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai. Andrew, ti voglio fare una sorpresa. Ti faccio vedere il primo amore di tua moglie a Volterra. No, non ti girare. È il figlio del nostro fattore, un ragazzo in gamba. Per amore di Sandra si mise a studiare e ora è medico. Ha fatto strada, sai. È il primo assistente del professor Zanucchi. Lo vuoi conoscere? Beh, perché no? Davvero? Sì. Chi si vede? Ciao Pietro. Ciao. Ti trovo bene. Vieni qua, ti voglio presentare. Scusate. Ti voglio presentare il signor Dawson, il marito di Sandra. Buonasera, molto lieto. Andrew è il fortunatissimo mortale che ha sposato mia sorella. A proposito, Gianni, e Sandra? Eccoci arrivati. Ci siamo, no? Sì. Lascia. Chiudo io. È enorme. Si perde. Sì, è molto grande. Allora, buonanotte. Buonanotte. Ci vediamo domani mattina. Alle 10. Sì, sì. Alle 10 in municipio. Ah, sì. Ah, sai dove è la tua casa? Sì, adesso mi ricordo. Grazie. Prego. Buonanotte. Buonanotte.
non puoi sapere quanto ti sono grata di essere venuto. Non sei cambiato. Tu sì, sei ancora più bella. Grazie. Mamma. Di mio padre. È più di mezz'ora che siamo qui. Eh sì, io sarei contento. Di trattare la gente. Avete ragione. Io però non c'è. Ecco, bravo. Al sindaco e vediamo lui che cosa decide. Oh, meno male. Signor sindaco, visto che la signora ritarda, non potremmo celebrare il matrimonio. È dalle 10 che la stanno aspettando. Le dispiace? Mi sbrigo in pochi minuti. Eccola. Non si è mai visto una sposa farsi aspettare tanto. Signor sindaco, le presento mia sorella. Buongiorno. Buongiorno. Lei conosce il notaio Notarianni? Sì, conosco tutti, buongiorno. Questo è l'atto di donazione, se vuole avere la bontà di leggerlo. Da parte sua l'avvocato Gilardini ha già dato il suo consenso. Esattamente. L'ho letto io, è tutto a posto. Sono stufo di scaldare la sedia dello sposo. Si può sapere che hai combinato? Che vuoi da me? Che cerchi? Perché sei venuta qui ad umiliarmi? Non t'ho vista per 4 anni e poi strisci qui come un serpente. Te ne approfitti perché sono malata. Ma glielo dirò ad Antonio che sei venuta in casa mia per insultarmi. Ti punirà! Se loro vogliono, possiamo passare alla firma degli atti. Suo fratello mi ha detto che si deve soprattutto a lei se il giardino del loro palazzo e il terreno annesso da domani diventeranno un parco pubblico che sarà intitolato al loro illustre padre. A nome di tutti i cittadini io desidero manifestare la più profonda riconoscenza per questo generoso dono. Hai paura, vero? Tuo padre non vuoi sapere la verità sul tuo idolo? E invece anche tu hai sangue ebreo come lui. Sei una viziosa, come lui. Piccoli vizi, prudenti, sporchi, vizi segreti. Mio fratello ed io pensiamo che il miglior modo per manifestarci il vostro affetto e la stima che avete di nostro padre è di aiutarci a fare luce sulla sua tragica fine. Beh, certo, date le circostanze. Signor notaio, mi sembra che ora tutto sia in ordine. Controllo per cortesia. Sei stato da mamma.
Noi avremmo finito, signor sindaco. La cerimonia allora resta fissata per domattina alle 10. Io sono un pessimo oratore e chiedo scusa fin da ora. Grazie. Cercherò di fare del mio meglio. La ringrazio molto. Grazie domattina. A lei. Arrivederci, signor notaio. Lo segui. Ma bravo. Buongiorno. Proprio lei cercavo, proprio lei. Arriva a proposito. Si può sapere che cosa le è passato per la testa? Veramente non credo. Lei aveva il dovere di venire a chiedere il permesso a me. E lo sa talmente bene che ora è venuto qui a cercare di riparare. Ho chiesto io al dottore di accompagnarmi. Già, e a quanto pare ti sei lamentata di come la mamma viene curata. E hai anche detto che l'ho fatto uscire dalla clinica, non già per farla star meglio, ma per un abietto tornaconto personale. Ma nessuno dice una cosa simile. E invece sì, chiedila a lei. Io non voglio fare scandali. Non ho mai voluto farne. Ma a un certo punto sarà anche il caso di parlare chiaro, no? È proprio quello che voglio. Ma non mi sembra meglio di rimandare la discussione a più tardi e altrove? Gianni ha ragione. Ne parleremo con calma a tempo e luogo. Cerchiamo di essere sereni. Evitiamo di dire cose imprudenti, delle quali potremo poi pentirci. Andiamo. Forse qualcuno avrà cercato di farcelo capire, allora. Ma adesso per me non ci sono più dubbi. Furono loro a denunciarlo. Mi ricordo che quando arrivò la notizia della morte di nostro padre, mamma non volle più vedere Gilardini. Cerco di dimenticare tra le braccia di nuovi amanti. Ecco la prova della loro responsabilità. Ma poi lo sposò Gilardini. Ma dopo. Gilardini seppe aspettare. Sapeva molto bene che mamma, nonostante tutti i suoi tentativi, gli amanti, le partenze, i ritorni improvvisi, avrebbe finito per capitolare. E fu proprio così. La mamma si ammalò e allora si sposarono. Gilardini si installò in casa da padrone. Decretò che bisognava riportare l'ordine in famiglia. Occuparsi della nostra educazione. Gianni e io non siamo mai andati a scuola. Avevamo un'istitutrice che ci dava lezioni a casa. Gilardini allora decise di mandare Gianni in collegio a Firenze. E me a semiconvito dalle suore. Non sopportava di sentirsi giudicato da noi. Beh, è abbastanza comprensibile. Gianni scrisse subito una lettera a mamma. Le diceva che preferiva morire piuttosto che andare in collegio. E prese qualche compressa di Veronal. Un finto suicidio, insomma. E io ero complice. Non è certo normale che dei ragazzi inventino dei ricatti sentimentali di questo genere. Ma sai, noi non siamo cresciuti in un ambiente molto normale. Tu non puoi immaginare quante volte Gilardini ci ha rinfacciato questo finto suicidio di Gianni. Se ne parla ancora come di uno scandalo. Ad ogni modo, Gianni ottenne lo scopo. Mamma si oppose alla sua partenza e così ci mandarono a scuola in città. Provavamo un piacere maligno a non rivolgerci mai nemmeno una parola in sua presenza, a non farci mai vedere insieme. Avevamo inventato un nuovo gioco, insomma. Divertiva molto, sai.
Per comunicare tra noi ci lasciavamo dei messaggi in posti segreti che cambiavamo ogni giorno. Ti faccio vedere dove? Se vuoi. Vieni. Vedi, li mettevamo qui, nella bocca del calorifero. Oppure qui dentro, in questo vaso etrusco. Era un gioco forse un po' morboso, eh? Perché morboso? Non mi pare. Dove vai? Vieni. Altre volte qui, vedi? Qui in camera di mamma. Nella pendola con amore psiche. Cos'hai trovato? Un biglietto. Importantissimo, urgentissimo. Il tuo schiavo fedele ti aspetta alla cisterna. Guardati alle spalle che non ti seguano. Non era così importante e urgente se ha aspettato tanti anni. Tanti anni? Perché? Cosa pensi, Andrew? Non penso niente. Sai chi era lo schiavo fedele che mi dava appuntamenti alla cisterna? Era Pietro, il figlio del fattore. Era innamorato di me e Gianni ci proteggeva. A casa non avrebbero mai accettato una cosa del genere. Sarebbe stato uno scandalo. Sì, Gianni me ne ha parlato. Cos'altro ti ha detto? Mi ha anche detto che le storie della vita di provincia sembrano quasi impossibili quando si vive lontano. Ma quando si ritorna, anche se è passato molto tempo, ti ripiombano addosso e io non voglio che succeda a te, Sandra. Vedi, sono passati 20 anni ormai. Qualunque cosa tua madre abbia fatto nelle condizioni in cui è oggi, e poi sono sicuro che non è vero. Quello che mi hai detto non prova assolutamente niente. Tu e Gianni avevate per Girardini la diffidenza che qualsiasi bambino ha verso il patrigno e la matrigna, ma è un atteggiamento normale. Sandra, amore mio, voglio portarti via da questa città il più presto possibile. Sei geloso delle ombre che vagano in questa casa? Sì, sono geloso di tutto. Sento che qui c'è qualcosa di strano, una forza che cerca di allontanarti da me e ho paura. Ma io ti amo, lo sai, ti amo. Sandra,
Fosca, la signora riposa, non la disturbi. Io esco. Va bene, signore, va bene. Gianni! Sei fatta aspettare? Sei sicura che non ti abbiano seguito le spie? Ma no. Però ti avverto, Gianni. Andrew ha trovato il biglietto. Pazienza. Perché mi hai fatto venire qui? Cercavo una prova. Hai qualcosa da dirmi? Tante cose. Volevo dirtele ieri sera, ma ti eri chiusa in camera. Ah, eri tu? Sì. Ti chiudi a chiave per difenderti da tuo marito? Povero. Così lo tratti. Ti credevo felice con lui. Ma io sono felice con lui. Torniamo a casa. Possiamo parlare là. È questa la nostra casa? Lo era. Non lo è più. Che cosa vuoi? Solo per un giorno. No. Sei pazzo. Ridammela. Avanti. Ti prego. Solo fino a stasera. È ridicolo, è sciocco. Sei un incosciente. Se tu fossi stato con me stamani... Due mostri, i miei figli. Ecco, i miei figli. E lui si metteva sempre lì, dietro quella porta. Ma cosa vuoi sapere da me? Sono io che voglio sapere se i miei figli sono due mostri, i miei nemici. Ti prego, non me ne parlare. Ti odierei. Ti prego. Ricordi la prima volta che siamo scesi qua giù? Il vento chiuse la porta e tu per la paura ti mettesti a piangere. Pensavi che nessuno sarebbe venuto a liberarci. Allora ti prendevi pena per me. Ma anche ora, Sandra. Giuro. Guarda nel salotto della mamma. Che c'è? Il mio romanzo. Leggilo e capirai tutto. Non ci credi? Ti dico che capirai tutto. Capirai anche perché non voglio che tu mi dica chi hai visto stamani.
Io lo so, ma non voglio parlarne. Vedi, Sandra, sono cose dalle quali io mi sono liberato per sempre. Mi dispiace, sa, di coinvolgere lei in faccende che non la riguardano. Ma lei mi sembra una persona così intelligente, per bene. Insomma, senta, signor Dawson, io sono venuto a cercarla perché vorrei pregarla di un favore. Io vorrei consegnare a lei tutti gli incartamenti relativi all'amministrazione del patrimonio di Gianni e Sandra. Lei mi farà il piacere di dire loro che io non ho nessuna intenzione di continuare a occuparmi dei loro interessi. E che non voglio vederli mai più. Mi scusi, sa? Signor Gilardini, mi è sembrato di capire che lei oggi verrà a palazzo col notaio. Penso che sia meglio che ne parli lei stesso con Gianni e Sandra. No! Io non ci metto piede a palazzo. Lei non ha idea di quello che ho fatto per quei due ragazzi e per la loro mamma. Miracoli! Se non fosse stato per me, il patrimonio sarebbe andato in fumo. E invece lì, sano e salvo. E di quella povera donna? Ma mi dice lei che sarebbe successo di quella povera donna se non ci fossi stato io a occuparmene? E me ne occuperò per tutta la vita. Sia ben chiaro. Io, con i miei poveri mezzi, senza l'aiuto di nessuno. Credo che lei debba parlare con Sandra e Gianni. Ci sono già abbastanza malintesi fra voi. Malintesi? Lei li chiama malintesi, ma non scherziamo! Ma le pare che io possa soltanto sentire insinuare... La prego, signor Gilardini, la prego. Tutta colpa della pessima educazione che hanno avuto, d'accordo? E io ho fatto male a cedere, quando non avrei dovuto cedere. Ma io so a cosa allude, Sandra me ne ha parlato. Ah, sì? Certo. Mi ha detto dell'adolescenza difficile di Gianni e del falso suicidio per ricattare la madre, le sue inquietudini. Sono cose molto frequenti a quell'età. Mica tanto. Credo. Sandra mi ha parlato anche della sua storiella col figlio del fattore, il dottor Fornari. Acqua passata ormai. Povero dottor Fornari... Caro signor Dawson, più che amore per Sandra, il dottor Fornari aveva, come si può dire, una vera e propria venerazione. Ed è comprensibile, perché Sandra, a 16 anni, era già bella come oggi, ed era di un ambiente tanto più elevato, socialmente. Capisco. Capisco come la madre di Sandra non vedesse di buon occhio un'eccessiva amicizia fra di loro. E i pettegolezzi in città... Come succede sempre. Per carità, non sono questi i guai che hanno sconvolto la famiglia di mia moglie. C'è ben altro. Cosa? Non me lo può dire? E allora? Non dici niente? È così brutto quello che ho scritto? A me non sembra male, ma potrei sbagliare. Hai fatto leggere a qualcuno questo errore? Certo. All'editore. Ma quando sarà pubblicato? Non verrà pubblicato. Ma perché? Ne fai una questione personale per caso? Cerca di riflettere. È un romanzo che ho scritto. Un lavoro di fantasia. Non ci crederà nessuno che si tratti di fantasia. Chi nessuno? Quei quattro cialtroni di qui? È proprio di loro che dovremmo preoccuparci.
Secondo te dovremmo vergognarci, nasconderci per una colpa che non abbiamo commesso. Sei una piccola borghese, Sandra. Ma io no. Me ne infischio di tutto quello che pensano. Dal momento che vogliono impicciarsi dei fatti miei, li scandalizzerò. Vorrei vedere le loro facce quando leggeranno. E la mia sete aumentava sempre più, invece di placarsi. Mi buttavo sul corpo compiacente di mia sorella, come se fosse quello di un nemico da sbranare, senza mai essere soddisfatto dall'amplesso. Scritto bene, no? Basta. Sei peggio di loro. Cosa vuoi? Quanto vuoi per distruggere questa? Quanto? Ma non a prezzo. Secondo te dovrei rinunciare non solo ai soldi, ma al successo. E la tua reazione mi fa pensare che il mio romanzo ne avrà molto, e sai che sono vanitoso. Allora, quanto vuoi? Voglio semplicemente che tu mi dica una cosa. Perché vuoi che distrugga il mio libro? Il tuo libro può diventare un'arma nelle mani dei nostri nemici. È per questo. È anche per questo. Perché hai cercato di evitarmi in tutti questi anni? Tu piuttosto. Non sei neppure venuto al mio matrimonio. E invece sei venuto qui. Vedi, Sandra, mi è successa una cosa molto strana il giorno che seppi del tuo matrimonio. Un malessere, una specie di crisi convulsiva. Degna di un eroe romantico. Sai se mi era mai successo da bambino? Qui nessuno me l'ha saputo dire. Ebbi paura di questo strano male e mi rifugiai qui. Erano passati anni da quando ci avevano separati. In quel lungo periodo raramente avevo pensato a te, alla nostra adolescenza. Il cambiamento di vita era stato così improvviso da cancellare di colpo il passato. Mi venne voglia di vedere tutto, di conoscere tutto, di viaggiare, di innamorarmi. E mi sono innamorato tante volte, infatti. Tante volte che non hanno importanza. E questo l'ho capito il giorno che mi scrivesti che ti sposavi. D'un tratto ho ricordato tutto. I nostri silenzi, le nostre conversazioni, le mie angosce, le mie inquietudini, le passeggiate alle balze, le notti insonni e soprattutto come ero felice quando ero con te. Un sentimento già provato da bambino, nell'età in cui non si dovrebbero conoscere le passioni. Tu sola puoi capirmi. Tu sola puoi aiutarmi. Perché anche tu hai paura della solitudine e del ritorno improvviso di un ricordo, del suono di una voce, un colore. Ho voluto fissare queste sensazioni in una favola, ma il bambino che sapeva provare la passione di un adulto è diventato un adulto, incapace di ritrovare l'innocenza di un tempo. Non posso aiutarti. Ti prego, resta ancora un po' con me. Non posso. Sai, Gianni, ho trovato fra le carte di mamma una lettera di quando eri bambino. Avevi 8 o 9 anni. Mamma era partita per uno dei suoi viaggi, un concerto. Tu dicevi: cara mamma,
sono contento che tu sia arrivata bene a Vienna. Sandra e io abbiamo già fatto i nostri compiti. Non ho potuto mettere in acqua il vaporetto a motore che mi hai dato. Ho avuto molto da fare nel mio piccolo giardino. Quando mamma ritornò da Vienna, ci portò tanti regali. Ti ricordi? Sì. 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 Volevo dirti che ho chiesto a Gilardini e al dottor Fornari di venire a cena stasera alle 8. Cerca di fare del tuo meglio. In fondo tuo marito ha fatto bene a invitare Gilardini. Sarà una serata di riappacificazione generale. Sandra, cerca di essere gentile con lui. Sarà un sollievo per tutti. Scusatemi per l'illuminazione. Ho fatto del mio meglio. Sandra, bevi qualcosa? Sempre meglio del neon, il cancro del neon. Anche da voi in America è tanto diffuso? Negli uffici e nei bar, sì. Ma nei posti più eleganti ormai va di moda l'illuminazione a candela. Capisco. Lo sapevi tu che la luce, secondo l'intensità dei raggi e quindi del colore, ha effetti clinici precisi? Mi hanno detto che il rosso, per esempio, ha un effetto afrodisiaco. No, non l'ho mai saputo. Buonasera, Sandra. Scusa, ma non posso proprio restare. Sono di turno all'ospedale stasera e sono già in ritardo. No, un momento. Dovrei pure cenare prima. Chiediglielo tu, Sandra. Non puoi dire di no a Sandra. E invece devo dire di no anche a lei. Ma è la fine del mondo. Non ti ama più. Dovresti protestare. Mi dispiace, sai, di non poter accettare il tuo invito. Non fa niente, Pietro, lascialo dire. Purtroppo questi giorni di notte sono seccati. Bisogna perdere. Buonasera. Come sta? Buonasera. Cara, cosa c'è? Niente. È colpa mia. È colpa mia, ce l'ha con me. Pensa che io sia il peggiore autore vivente. Ho sbagliato a farle leggere il mio libro. Eppure c'è chi dice che non è male. E stasera ero tutto contento perché avevo trovato l'unica cosa che ancora mi mancava. Il titolo. Vaghe stelle dell'orsa. È Leopardi, non lo conosci? No. Ma certo, me l'aspettavo. Vaghe stelle dell'orsa. Io non credea tornare ancor per uso a contemplarvi sul paterno giardino scintillanti e ragionar con voi dalle finestre di questo albergo ove abitai fanciullo e delle gioie mie vidi la fine. C'è l'avvocato
Va bene, faccio entrare. Buonasera. Buonasera, signor Dinardini. Buonasera, signor Dawson. Prego. Ero talmente inquieto con te, Sandra, che avevo giurato a me stesso di non mettere più piede in questa casa. Come vedi, te lo confesso sinceramente. Poi invece tuo marito è stato così comprensivo, così generoso, ha insistito tanto. Beh, cerchiamo di stare in buon accordo, cara, per il bene di tutti, no? Ciao, Gianni. Ciao. Avvocato, vuole forse bere qualcosa intanto? Sì, sì, volentieri. Mi dispiace, Sandra, ma devo proprio andare. È tardi per me. Sei così buffo, Pietro. Non cambierai mai. Lascialo andare, se vuole. Vedi, ti difende. Come quando eravamo ragazzi. Sandra, ho chiesto io al dottore di venire a cena. Oggi ho avuto una lunga conversazione col signor... Gilardini. Mi scusi, signor Gilardini. Acqua? Sì, per favore. Non ha nulla in contrario a riportare vostra madre in clinica se voi pensate che lì possa trovarsi meglio. Ne ho già parlato con Pietro stamani. Non c'è bisogno che mi ripeta il suo parere. Tu pensi che io l'abbia catechizzato? Scusi, signor Gilardini. Preferisco spiegare io stesso. Ti ho detto quello che pensavo e non ho niente da smentire. Ti ho fatto anche osservare che nella villa tua madre può godere di comodità che purtroppo in clinica non ci sono. Vedi, Sandra, io ho proposto una linea di condotta nella terapia da tentare sulla malata, basandomi più sulla conoscenza che ho di tua madre che sulle normali teorie scientifiche. Il signor Gilardini è ora d'accordo con me nel fare alcuni esperimenti, visto anche il risultato che ha avuto la tua visita di stamani. Sì. Lo sai che la mamma non ha fatto altro che ripetere durante tutto il giorno all'infermiera che domani vuole intervenire alla cerimonia. Dunque ha capito. Non solo. Ma mentre prima, nel giro di pochi minuti, aveva già dimenticato tutto, questa volta era dottore. Eh sì. Non penserete davvero di portare mamma domattina alla cerimonia? So molto bene che non succederebbe niente. Perché per sicurezza la riempireste di calmanti. Cosa intendi dire? Parla chiaro. Esattamente quello che ho detto. Ti prego, Sandra. Se ci siamo riuniti qui è per cercare di trovare un accordo. E non già per ricominciare a litigare. Ma che accordo? L'avete sentita? Io la conosco bene. Io lo so cosa cuba sotto quella sua aria così ostile, sferzante. Dunque dico, a cosa serve cercare un accordo? Parliamoci chiaro. Sì, chiaro. Eh già. Ma se uno cerca di essere chiaro, di aiutarti, tu ti tiri indietro. Tu diventi sfuggente, intrattabile, aggressiva. Signor Gilardini... Ma qual è questa verità che tu vuoi scoprire? Io ne conosco soltanto una. Ed è quella che tu vuoi tenere nascosta. Ma lo capite che cosa ha architettato? Io me ne rendo conto soltanto adesso. La prego, si calmi. Lei è pronta ad accusare sua madre e me, suo patrigno, di una cosa orribile. Per sostenere la sua innocenza. Per seppellire quel porcaio che per anni... Noi abbiamo cercato di coprire come i gatti coprono i loro escrementi. Eh no, io delle tue lordure me ne frego. Signor Gilardini, la prego, la prego. Aspetti. Senta, non può andarsene così. Lei deve parlare chiaramente, io voglio sapere che cosa intendeva sì, dire. Sì, sì, parla, parla pure. Che mi importa? Tanto non posso contare su nessuno, nemmeno su di te. Sì, proprio lui. E come può aiutarti lui? Ma tu gliel'hai detto quante volte io ti ho aiutato a sistemare i tuoi imbrogli?
Per fortuna posso mostrare le prove. Ho di che mandarli in galera il tuo paladino. E non è detto che non lo faccia, al punto in cui siamo. Si presentava piagnucolando, minacciando di suicidarsi, vantando le sue terre ereditarie e i suoi amori incestuosi. È meglio prenderla in ridere. Che vuoi? Guardami. Perché non gli rispondi? Non devo dire niente. Avanti, parla. Non ho niente perché da dire. Perché non ti giustifichi? Su. Niente. Perché continui a star zitto, vigliacco? No, lascialo. Basta. No. No. Basta, ti prego, ti supplico. No! Entro, fermati, ti prego, lascialo, lascialo. No, non voglio, ti prego, non fargli male. Lascialo. Lascialo! Lascialo. Avanti, rispondimi. Credi a me o a loro? Rispondi. Io ho fiducia nella donna che conoscevo e che ho sposato. Tu non sai che cosa darei per continuare a poterti credere. Perché io... Perché io mi vergogno di essere costretto a dover frugare nel tuo passato. Non è la risposta che mi aspettavo da te. Mi dispiace. Non ho altro da dire. Io invece ho una cosa da aggiungere a quanto già detto. Quando ci separarono, lui e me, mi ritrovai sola, sola al mondo, e mi sentivo disperata. E nonostante questo, quando Gianni mi scrisse supplicandomi di raggiungerlo, risposi di no. Purtroppo, quella orribile calunnia aveva gettato un'ombra su di noi. Aveva esasperato il sentimento che ci univa. Non avevamo niente, niente da rimproverarci. Volevamo solo dimostrare a tutti e a noi stessi la natura del nostro legame. Una fedeltà appassionata alla memoria di nostro padre, alla nostra razza. Sandra, anche per te il passato non deve più esistere. Continuare a vivere insieme noi due. Non abbiamo più niente da dirci, povero Andrew. Almeno mi sembra. No. Perché tu non avrai il coraggio di dirmi quello che pensi. E io sono stanca di ripetere ciò che ho detto e che tu non credi. Lo capisco benissimo, sai. Anche se riuscirai a soffocare il desiderio che hai di chiedermi. Ma è forse vero quello che si dice a Volterra? No, non è possibile, Andrew. No. Io resto qui.
Non dimentico nulla. Dovessi sacrificare la vita. Non so dimenticare. E non voglio il perdono. Perché io non perdono nessuno. Uscita. Vedi? Neanche lui ti aiuta quando hai bisogno. Esce di scena. La commedia è finita. Povera Sandra. Cosa vuoi fare ora? Gli correrai dietro per riacchiapparlo e mettergli il laccio al collo? Dai retta a me. Restiamo insieme noi due. Come se questi anni non fossero esistiti. Resta soltanto qualche giorno. Poi deciderai. Ma non ti vergogni? E perché? Perché io ho il coraggio di dire cose che tu non osi neppure pensare. Lascialo bere! E tu lo sai benissimo. O hai paura che la tua fede non resista? Lasciami, Gianni, mi fai orrore. Io... Tu sai che ho ragione. Sei sicura di essere convinta di quello che stai dicendo? Mi sembri una di quelle ragazze che si fanno monache, non per fede, ma perché hanno avuto una delusione d'amore. Sono malate di desiderio e trasformano la sensualità in misticismo e mortificano il loro corpo solamente per goderne. E non contente dei loro tormenti si ostinano a perseguitare quelli che non hanno il loro stesso complesso di colpa. Tu stessa hai detto che eri disperata, sola. E per sentirti ancora legata a me, al nostro passato, sei stata nei campi di concentramento a ricostruire il calvario di nostro padre. Hai nascosto il tuo affetto per me sotto una maschera di sacrificio. Ti sei creato una morale che ti autorizza a perseguitare una povera malata e un cialtrone. E per questa nobile impresa lasci partire un marito che ti ama. Io sarò forse un cinico, un mediocre, un ladro, un vizioso, ma sono ancora capace di un gesto. Ho bruciato il mio libro per te, Sandra. Sei così giovane, così bella. Ritorna come eri, come eravamo. Aiutami, stai vicino. Aspetta. Non ti supplico, non partire. Puoi lasciarmi un'altra volta. Ti scongiuro. Ho bruciato il mio libro. Credimi. Se te ne vai, mi ammazzo. Mi ammazzo, lo giuro. Non fa niente. E questa notte è vero. Non è come le altre volte. Non è un ricatto. Se tu parti, è finita per me. Guarda, ho preparato tutto. Lo giuro. Ecco. Guarda. Lo vedi? Credimi. Credimi. Lo giuro. Tu non ci credi. Vedrai. Per me tu sei già morto, Gianni.
Sandra cara, parto per Roma e proseguirò per New York domani stesso. C'è bisogno di dirti che da questo momento incomincia la mia attesa. Io non ho nessuna domanda da farti. Ti lascio perché so che hai bisogno di essere sola. Il passato è stato sempre per me motivo di scelta per il futuro. Voglia Dio che la tua scelta ti riporti da me. Arrivederci, amore mio. Entri. Posatela.
Signore, signori, nella nostra città l'illustre scienziato ebbe il suo primo riconoscimento ufficiale. Buongiorno, signore. Buongiorno. Fosca, dica al signorino Jenny che sono già andata alla cerimonia, perché è tardi. Va bene, su. Gianni! Signori! Per le sue qualità e il suo ingegno, ma non solo al ricordo di questo avvenimento è legata la nostra memoria. Se infatti riandiamo ai tempi della nostra fanciullezza, non ci è difficile ritrovare l'immagine di Emanuele Valde Luzzatti. Dottore, dottore! Che c'è? Non trovo il signorino Gianni. In camera sua non c'è. Ha guardato dappertutto? Ma... nel bagno? Io ho guardato soltanto in camera. Beh, guardiamo meglio. Pesce Emanuel Vald Luzzatti, se Allah le Kayeha Ulam Abba, in Nefesh Abraham Mitzhak ve Yaakov, Asherem Chaim Began Eden. Il Signore conceda a lui riposo degno nella sede suprema sotto le ali della sua divinità, sia la sua anima legata al fascio della vita, si risveglia al tempo della resurrezione insieme ai giusti che dormono nella polvere. Sta scritto nel libro del profeta Isaia: rivivranno i tuoi morti, risorgeranno i tuoi trapassati. Svegliatevi e giubilate, o voi tutti che dimorate nella polvere, poiché la tua rugiada, o Signore, è rugiada di luce, e la terra ridarà vita alle ombre, e ai superstiti familiari concederà vita felice, prolungata in benedizione, giustizia e consolazione. Così sia di grazia e diciamo amen. 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 Amen.